primo incontro pubblico per Lidia Colangelo, la candidata sindaca, questa sera ha esposto il proprio programma elettorale, affiancata dai sostenitori della coalizione che portano avanti questo progetto comune. Al suo fianco, oltre alle liste civiche, anche alcuni partiti tradizionali. Ai vari che sono intervenuti, abbiamo chiesto con quale spirito, quale progettualità si uniscono a fianco della candidata. Il nostro è un progetto civico nato diversi mesi fa che prevedeva due tempi. Un primo tempo nel quale veniva costruita la squadra, il programma e il progetto stesso, e un secondo tempo in cui si sarebbe aperto a tutte quelle forze politiche sane della città che volevano in qualche modo condividerlo con noi e portare alla rinascita della nostra città. Ecco, questa apertura è avvenuta, in che modo? Cosa vi tiene uniti? Questa trasversalità ci tiene, non deve spaventare, perché ci tiene uniti il fatto di condividere gli stessi valori. Questi valori non sono negoziabili e ci unisce la voglia di arginare il declino di questa nostra città. Ma siamo andati oltre i simboli. Noi dialoghiamo con gli esseri umani e abbiamo incontrato persone per bene che con noi vogliono intraprendere questo cammino, e questo ci pone nella condizione di poter sperare in un futuro migliore. Beh, soprattutto lo spirito della condivisione dei valori comuni che in questo momento ci mettono tutti insieme al di là di quelle che potevano essere delle appartenenze. E valori come l'onestà, il senso di rispetto per questa città, l'attaccamento alla gente, sono tutti i valori non negoziabili che ci tengono insieme e ci terranno insieme per tutta questa campagna elettorale. Sicuramente positivo e propositivo, con tutti i buoni auspici, ma soprattutto i migliori auspici e con l'obiettivo di darle una mano e di cercare di arrivare a Palazzo Celestini per fare in modo che questo paese cambi marcia con l'aiuto di tutti, dei candidati, dei componenti delle singole liste, che comunque sono persone che hanno deciso di mettersi in gioco in prima persona, perché non sono solamente politici uscenti, ma sono gente, persone che fanno parte della società civile, di tutte le categorie. Lo spirito è quello di dare finalmente un cambiamento alla nostra città, un cambiamento, vogliamo cambiare le dinamiche di questa città, vogliamo mandare via a casa la vecchia amministrazione con tutti i suoi consiglieri che si sono ricandidati nuovamente nell'area di centrosinistra e che non hanno fatto bene alla nostra città. Noi siamo il cambiamento, noi siamo la novità. Questo è lo spirito che ci unisce e che farà sì che questa grande rivoluzione della politica a San Severo avvenga. Siamo qui a sostenere la nostra candidata sindaco Lidia Colangelo, superando anche gli schieramenti del passato, quindi forze di sinistra, forze di destra, ma tutto questo per un unico obiettivo, perché noi abbiamo a cuore la nostra città, ma soprattutto la vogliamo rigenerare e vogliamo attuare come Italia Viva tutte le politiche che vanno verso la transizione ecologica, il Green Deal e soprattutto per il nostro territorio, agricoltura rigenerativa, creando il distretto carbon neutral, che già in Italia ha avuto successo nelle città come progetto pilota, tra cui Bologna, Prato, Torino. Quindi rendere la nostra città meno inquinante e soprattutto questo ci porterà anche finanziamenti e ripercussioni economiche.
Ok, sì, questo diciamo, progetto nasce proprio dall'intenzione di mettere prima Sansevero, a differenza diciamo, di tante altre coalizioni che mettono magari prima le ideologie. Molto spesso le ideologie comportano anche una serie di errori in politica. Noi vogliamo dare un progetto diciamo, nuovo alla città, proprio per far capire che anche se ideologicamente possiamo appartenere a delle fazioni diciamo, diverse, ma abbiamo in comune un unico obiettivo, quello di mettere prima di tutto gli interessi di Sansevero. Con Lidia sono diciamo, diversi anni che ormai condividiamo il percorso politico, essendo stati consiglieri comunali e avendo già combattuto diverse battaglie che ci hanno fatto sì di raggiungere diciamo, questa posizione adesso e con l'auspicio che riusciamo anche nell'intento di poter governare questa città e quindi da protagonisti dire la nostra e portare i nostri contributi in città. Sono orgogliosa della presenza di numerosissimi cittadini a questa serata. Siamo una coalizione inclusiva. Abbiamo unito le persone per il bene di Sansevero. Siamo uniti, al di là delle ideologie e delle appartenenze politiche, da una visione comune per la rinascita della nostra città. Sono orgogliosa di rappresentare questo cambiamento. Siamo un comitato di liberazione cittadina. Siamo il popolo che cammina e che vuole cambiare. Abbiamo fatto una strenua opposizione in questi 5 anni di malamministrazione Emilio. Adesso è arrivato il momento di cambiare. La risposta ce l'hanno data i cittadini attraverso la loro numerosissima presenza questa sera. Questa sera era presente la gente di Sansevero che lavora onestamente, professionisti, persone che vogliono e desiderano ardentemente di cambiare, che non delegano alla politica il compito del cambiamento, ma che si rendono protagonisti attivi e mano nella mano, tutti insieme opereremo il cambiamento vero e sincero della nostra Sansevero.